Ben ritrovati carissimi amici di Telepace nella trasmissione dedicata all'educazione nei confronti dei teenager, Spiritual Trainer. Oggi vogliamo approfondire un aspetto molto importante della Chiesa, Chiesa che è stata presa come punto di riferimento da San Giovanni Bosco, la figura a cui noi ci ispiriamo, per un concetto importante per quanto riguarda come viene guidata questa Chiesa. Mi aiutano, come in queste puntate si sono succeduti i nostri amici Caterina, Fabio e Nicolò, e possiamo già lasciare anche a loro la parola per poter comprendere che cosa si può riferire davanti alla gestione della Chiesa. Chi è a capo della Chiesa? Don Franco, chi è che comanda nella Chiesa? Chi comanda nella Chiesa deve sempre essere una persona che si ispira a Gesù Cristo, perché la Chiesa ha un aspetto un po' particolare, Caterina. È gerarchica, non è democratica. Cioè, cosa significa? Che chi sta in alto si mette a servizio di chi sta in basso. E quello che sta un po' più in alto nella Chiesa, a livello cattolico, a livello cristiano, è il Papa, che è il Vescovo di Roma, che però è chiamato anche il Servo dei Servi, perché è tanto in alto, è il successore dell'Apostolo Pietro, che però si mette a servizio degli ultimi. Quindi il capo è sempre colui che non è colui che comanda e basta, ma è sempre il primo che si mette a servizio. Don Franco, perché il Papa è a Roma? È una domanda storica quella che tu fai, Fabio. Devi sapere che l'incarico di portare avanti la Chiesa, Gesù lo ha affidato a Pietro. Pietro sappiamo che è un apostolo che viveva nella Palestina di 2000 anni fa, però per annunciare il Vangelo è arrivato proprio nel centro del mondo esistente a quell'epoca, cioè l'Impero Romano. Roma era ovviamente la capitale. Questo apostolo Pietro è venuto in questo contesto così grande che era Roma, e poi lì ha annunciato il Vangelo. Si può dire che è stato il primo vescovo di Roma, l'apostolo Pietro, quello proprio che Gesù gli ha detto: ti affido le chiavi del regno di Dio. Quindi vuol dire, a te viene affidato l'incarico di portare avanti, dopo di me, l'annuncio del Vangelo in questa grande, grande famiglia che si chiama Chiesa. L'apostolo Pietro poi è stato ucciso nel 67 d.C. ed è stato ucciso proprio lì, a Roma. Ecco perché la sede del papato, cioè la sede dove risiedono i papi, anche se lungo la storia ci sono state varie problematiche, però la sede del Papa, come successore di Cristo, il vicario di Cristo, successore dell'apostolo Pietro, ecco che si trova nella città chiamata Eterna, la città di Roma. Don Franco, ma nel mondo esistono altri papi? Beh, guarda Nicolò, non si possono definire dei papi, perché il Papa a livello cristiano cattolico è a Roma che vive e che ci porta avanti l'annuncio del Vangelo. E si può dire questo, che ci sono altri responsabili a livello di fede. Sappiamo che a livello cristiano ci sono varie professioni. La professione di fede che noi manifestiamo è sempre quella cattolica, quindi per il cattolico c'è sempre un punto di riferimento che è il Papa. San Giovanni Bosco ribadiva moltissimo questo concetto. A livello di altre professioni di fede, quindi significa a livello cristiano come gli ortodossi, a livello sempre cristiano anche dei protestanti, in ogni luogo c'è sempre un po' un responsabile. Se pensiamo nel mondo ortodosso, pensiamo al patriarca che esiste a Costantinopoli, quella che noi oggi chiamiamo Istanbul, oppure a Mosca, nella nazione russa. A livello protestante il vescovo di Canterbury, che si trova in Inghilterra. Ma ci sono tanti e tanti responsabili della religione, pensiamo alle religioni orientali. Ma ecco, quello che la cosa è importante come dialogo ecumenico è che per noi il punto di riferimento è sempre il Papa, e il Papa vive anche
momenti di condivisione nei confronti degli altri responsabili, trovandosi in preghiera, perché alla fine una cosa sempre importante che ribadiamo sempre anche a livello di spiritual trainer, che dobbiamo avere un po' la mente allargata, la mente aperta, per sentire che il Signore ci vuole amici degli altri e non semplicemente eliminandoli perché non fanno parte della nostra religione. Questo è un concetto che è assolutamente sbagliato. Carissimi, vogliamo allora concludere anche questo nostro attuale appuntamento di Spiritual Trainer, dove cerchiamo di analizzare la figura centrale del Papa, il Papa Romano Pontefice, per quanto riguarda la religione cattolica. San Giovanni Bosco ribadiva nelle sue massime proprio questo atteggiamento. Infatti, per quanto riguarda la sua dedizione nei confronti del Papa, lui scriveva così: nessuno è cattolico se non è unito al Papa. Ecco, carissimi, che San Giovanni Bosco ci fa comprendere una cosa importantissima. Noi dobbiamo sempre sentirci uniti con la Chiesa, non possiamo mai essere battitori liberi dicendo ma io la penso così e quello che ho pensato è quello giusto. Ci sono delle persone che ricevono degli incarichi, che magari attraverso l'aiuto anche dello Spirito Santo vivono un'esperienza di portare avanti anche tutto quello che riguarda l'organizzazione, ma sentiamoci sempre, sempre più uniti nei confronti del Papa. E vogliamo essere anche consapevoli di una cosa, che non di solo pane vive l'uomo, questo ce lo ricorda Gesù nel Vangelo, ma vive anche dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo ci dice attraverso tutti i suoi doni, i suoi carismi, che vogliamo sempre vivere in unione con gli altri, non vogliamo dividerci, perché se noi costruiamo ponti la relazione nei confronti del prossimo sarà sempre più bella, soprattutto da un punto di vista di amore. Se invece vogliamo costruire delle barriere, vogliamo costruire invece dei muri che ci ostacolano la relazione nei confronti del prossimo, non siamo dei veri testimoni di quello che è l'amore che Gesù offre a ciascuno di noi. Quindi vogliamo concludere anche questa puntata chiedendo sempre al Signore di aiutarci, soprattutto con l'aiuto dello Spirito Santo, che ci permette di sentire sempre di più un'unione nei confronti del prossimo. Arrivederci, alla prossima!